Ma come state, sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Come ogni giorno, raga, siamo qui, c'è un sole assurdo, vi giuro, oggi non si sa perché non c'è una nuvola. È mattina, diciamo, presto, circa, mi ero messo la sveglia alle 6. Ho detto, ok, da oggi in poi mi sveglio prestissimo, così faccio tutto, poi ho un botto di tempo in più, tipo per non fare niente e rilassarmi. Mi sono svegliato alle 10, quindi perfetto, vedo che ha funzionato. Non so perché, raga, se voi siete quelli che si svegliano prestissimo, spiegatemi come fate, per favore. Ho bisogno di questo. Fatto sta che ho fame, quindi, raga, andiamo a fare colazione. Raga, ho finito di mangiare, fare colazione e tutto quanto e non avete idea di che cosa ho trovato. Non so se lo sapete, ma ormai molti di voi, perché se lo stesse chiedendo, sono in questa stanza, che è tipo la stanza che non abbiamo mai fatto vedere. Quindi ho pensato, vabbè, dai, mi metto qua, che non abbiamo mai fatto vedere questa stanza nei vlog né niente. È una stanza vuota, perché in teoria la vlog house, raga, ha più stanze di quelle che servono. Cioè, noi siamo quattro, ci sono cinque camere da letto. E infatti questa è la quinta, che però nessuno ha e niente, sta giù accanto a quella di Sespo, che è questa. Quindi niente, volevo solo farvela vedere. Anzi, famo così, apriamo, va. Oh, cioè sono dovuto andare fuori a spostare lo stendino. Vabbè. Comunque vi stavo dicendo, a parte che in questa stanza non c'è nessuno, fatemi sapere, raga, se volete casomai qualche altro inquilino della vlog house. Chi potrebbe essere, raga? Non lo so. Non è un modo per fare hype, per dire che ce ne sarà uno, perché no, non penso che ce ne sarà. Però fatemi sapere se volete qualcun altro, magari lo chiamiamo e magari viene, chi lo sa. Comunque, dicevo, non so se lo sapete, ma ormai molti di voi hanno sgamato dove viviamo. Lì c'è l'ingresso. Noi non abbiamo mai detto l'indirizzo di casa nostra, però in qualche video si riesce a capire, con qualche giochetto, con qualche indizio sparso che non abbiamo messo noi, ma per sbaglio abbiamo inquadrato. Anche su Instagram, raga, è successo che per sbaglio facciamo vedere dove vivevamo. Infatti molti di voi, tipo, non dico tutti i giorni, anzi sì, praticamente sì, venite qua sotto a citofonare. Che tra l'altro, raga, l'altro giorno siete venuti la mattina presto. Cioè, raga, ma potete venire la mattina presto alle 6 del mattino? Ma io sto dormendo, come faccio? Cioè, non potete farmi questo. Mi avete distrutto, mi avete fatto sbagliare alle 6. Non è mai successo, mai prima d'ora. Nessuno mi ha mai fatto sbagliare così presto. Solo voi ci siete riusciti, non so come. Quindi per favore non venite alle 6 del mattino. Cioè, non venite in generale, perché tanto spessissimo siamo fuori casa, quindi sicuramente è difficile che ci trovate. Non venite nemmeno la mattina, perché la mattina dormiamo. Vabbè, a parte questo, innanzitutto non commentate con l'indirizzo, perché, raga, se vedo qualcuno che lo fa, lo cancello. Comunque, spesso ci lasciate dei regali se non ci siamo. E, raga, ho trovato questa lettera fuori. Tra l'altro, geniale il fatto di mettere una plastica trasparente, perché non ci avrei mai pensato. Cioè, quella plastichina, tipo, se piove, cose così, non si rovina. Geniale. Allora, devo coprire qua. Comunque, ve la leggo. C'è scritto: ciao ragazzi, ciao, sono un vostro fan, bella, e abito qui vicino. Ho scoperto dove abitate, perché in un video di Alessandro si vede l'indirizzo, appunto. Colpa mia. Non voglio darvi fastidio, bella, grande, ma voglio solo proporvi una sfida. E, raga, questa è una cosa assurda. Cioè, l'ho letto, ho detto, cosa? Siete dei matti, raga. Ho visto che vi piace trovare i tesori, perché sì, abbiamo fatto tipo un video, anzi più di un video, la voglia a te. Abbiamo fatto un bel po' di video in cui magari troviamo delle scatole misteriose o ordiniamo delle scatole misteriose da aprire e vedere cosa c'è dentro. Che tra l'altro quei video vi sono piaciuti un botto, quindi perfetto. Perciò ecco dove potrete trovarne uno. E questa è la cosa più assurda. Poi c'è scritto: buona fortuna, firmato Gortix. Cioè, raga, questo c'ha un nome, sarà il suo nickname, non lo so. Allora, bella Gortix, ti saluto, sei grande. Questa cosa, vi giuro, è geniale. Cioè, io l'ho visto e ho detto, non ci posso credere, raga. Siete assurdi. E qui c'è scritto: ecco dove potete trovarne uno. E ci stanno dei numeri. E sinceramente non li inquadro, perché sicuramente sarà qualcosa qui vicino e non voglio che scopriate ancora di più persone dove abitiamo. Comunque, innanzitutto, cioè, wow, è fuori di testa questa cosa, raga. Vi giuro, quando lanciate queste sfide, andiamo. È troppo divertente. Ne voglio di più, fatelo più spesso. Quindi, io ho visto quei numeri, non so ancora cosa possa voler dire. Sarà tipo un indovinello, qualcosa del simile. Io adesso mi ci metto e cerco di capirlo. Vi dico, cioè, ho trovato sta lettera fuori, che sono andato a prendere dei pacchi in portineria. Tornando ho visto quella cosa, ho detto, strano. Ho letto, ho detto, non ci posso credere, raga, siete matti. Tra l'altro non è che me l'ha data qualcuno, cioè l'hanno lasciata là. Quindi vi giuro, vi amo, raga, quando fate queste cose. Una sfida lanciata da voi, è troppo figo. Sembra tipo un videogioco, di un film, non lo so, è stranissimo. Perché adesso mi metto un attimo a capire cosa sta succedendo. Cioè, che cosa vogliono dire quelle coordinate. Quindi, raga, adesso mi fermo un attimo, cerco di capire cosa vogliono dire quei numeri, tipo. E se riesco a capirlo, ci ribecchiamo. Flash news, raga. È passato un botto, vi giuro, adesso è pomeriggio. Sono le, fermi tutti, e ve lo dico, le 5:40. E, raga, ho capito cosa vogliono dire quei numeri. Cioè, è troppo figo. In realtà non è che ci ho messo così tanto a scoprirlo, è che semplicemente l'ho lasciato là. Ho cercato un attimo al telefono, ho detto, basta, non mi va più di capire. Fino a che poco fa ho pensato, ecco cosa potrebbero essere. Sono delle coordinate geografiche, raga. E ho già verificato, ho cercato quel numero, sono due numeri in realtà, su Google Maps, perché con Google Maps puoi cercare le coordinate. E mi ha trovato il posto. E effettivamente è vicino qua, quindi
quindi sono delle coordinate. Troppo figa sta cosa. Cioè, vi giuro, sembra proprio un videogioco. Io, raga, vi amo quando fate queste cose. Quindi io direi di andare là, perché sono le 5:40 ma è ancora giorno. Quindi senza problemi posso andare lì, perché ho guardato, raga, e qui vicino, come sapete, c'è tipo un bosco col parco. Ho guardato su Google Maps e effettivamente è nel bosco. Spero di non morirci. Però sono molto precise queste coordinate, quindi in teoria non mi ci dovrei nemmeno perdere. Bosco inoltrato da quello che ho visto. Quindi cioè, troppo figo, raga. Andiamo, prepariamo tutto, prendo uno zaino e andiamo. Ok, raga, sto andando. Allora, mi sto portando anche il metal detector, perché sì, non so se lo sapevate, ma noi abbiamo un metal detector a casa. L'ho comprato un po' di tempo fa per dei video, perché ho detto, vabbè, sicuramente prima o poi mi tornerà utile, o prima o poi farò un video in cui andiamo a cercare le cose col metal detector nelle strade e cose varie. E alla fine, a quanto pare, forse sarà utile, forse no, non lo so in realtà, perché dipende. Nel senso, io non so dove questo fan abbia messo il tesoro, quindi non so se l'abbia messo sottoterra o no. Quindi ho detto, per sicurezza mi porto il metal detector, che poi vabbè, magari se trovo subito il tesoro mi metto anche a cercare qualcosa, che magari troviamo un altro tesoro non messo da un fan, ma magari messo, cioè lasciato lì davvero da qualcuno che lo voleva nascondere. Comunque adesso andiamo. Le coordinate dovrebbero essere circa meno di 5 minuti a piedi da qua, quindi ok, tutto a posto. E andiamo. L'unica cosa, raga, è che fa un freddo assurdo, raga, non so perché. Di botto da un giorno all'altro le temperature, vi giuro, si sono abbassate tantissimo. Ok, sto ancora andando. Allora, innanzitutto, per la prima volta potete vedere com'è la strada non di notte, perché qui nei video ci sono venuti praticamente soltanto di notte, e quindi non avete mai visto com'è di giorno. A parte che fra pochissimo fa notte, quindi se non mi sbrigo qualche animale mi ammazza, visto che l'ultima volta che siamo stati qui è stato stra spaventoso. E adesso mi investono. Non so se vi ricordate, ma l'ultima volta abbiamo fatto la tavola Ouija nel bosco alle tipo 2 di notte o a mezzanotte, non mi ricordo bene. Allora adesso devo controllare di nuovo il telefono per vedere le coordinate, ma credo che sia qui, perché si doveva entrare proprio nel sentiero del bosco, raga. Ho appena controllato e sì, è qui, manca davvero poco. Ma io ho aiuto, ok no, c'era tipo una maglietta appesa, gli ho detto, ehi, aiuto. Comunque ho davvero paura a venire qua da solo, sinceramente. Poi qua nemmeno prende il telefono. Ehi là, se c'è qualcuno non uccidetemi. Guardate come la luce si abbassa tantissimo. Ditemi se non fa paura entrare lì. Ed è giorno. Immaginatevi che noi siamo venuti qui nel video in cui abbiamo incontrato il killer clown qui di notte. Ecco, immaginatevi qui dentro al bosco, senza nessuno, soltanto noi, di notte. Notte fonda, che sentivamo i rumori tipo dei cinghiali, degli animali. È una paura assurda. Oh, tra l'altro lì è dove ho fatto il prank a Giuseppe Barbuto, qualche, mi pare un mese fa o un po' di più. E regà, dovremmo essere quasi arrivati. Adesso ricontrollo il telefono. Ok, no, ho controllato. A quanto pare mancano ancora tipo 2-3 minuti di camminata, sempre più in fondo a questo bosco. Aiuto. Le coordinate mi dicono qua, raga, solo che c'è, cioè, Google Maps non è che ti dice le coordinate proprio esatte. Aiuto, ho sentito un ronzio. Di dov'è? A parte che, raga, mi è salita un'ansia assurda, vi dico perché. Qui in questa zona, non sto scherzando, raga, cercate pure su Google, non vi dico che zona è, ma basta che la cercate e la trovate, si aggira un puma. Cioè non si sa come. No, oddio, mi è sembrato di vedere un'ombra, ho detto no, è il puma, sono fottuto. Un puma, raga, c'è, cioè, un animale grosso, vi ammazza quello se lo vedete. Non è nemmeno nativo di queste parti, quindi non ho idea di perché sia qui. Penserà scappato da un circo, che non l'avrà abbandonato, non lo so sinceramente. Fatto sta che in queste zone ogni tanto c'è l'avvistamento di un puma, e la gente non si sa perché, cioè non l'hanno ancora catturato né niente, perché ovviamente scappa. E ragazzi, io mi incontro un puma che è tipo una tigre, cioè non so come descriverlo per chi non sa cos'è un puma. Questo è un puma, è gigantesco, ve lo assicuro che se ve lo trovate davanti vi ammazza. Quindi mi è salita un po' d'ansietta, perché potrebbe esserci, cioè io non lo so, raga, ho davvero paura. Comunque dicevo che è qui in zona il tesoro, sempre che ci sia. Magari è tutto un troll, vi immaginate, sono venuto qui per nulla. Solo che Google Maps non ti dice la localizzazione precisa del... non è che ti dice il centimetro preciso. Ho sentito muoversi qualcosa. Puma, non farmi niente. Ragazzi, mi sto cagando addosso. Comunque non vi dice il centimetro preciso, quindi lo devo cercare un po', vediamo. Metterò anche col metal detector, raga, a cercare, che magari trovo pure qualcosa di interessante, quindi speriamo bene. Oh, non l'ho mai usato questo in realtà, cioè non sono mai andato a cercare le cose con questo, però so che funziona. Ha trovato qualcosa qui, raga? No, non c'è niente. O forse è sotto la roccia, non lo so. Fatto sta, mi metto un po' a cercare, vediamo come va. Ok, sto cercando da un po', vi dico, il metal detector è mezzo che inutile, perché qualcosa trovo, ma trovo solo tipo viti, monetine e cazzate varie. Ho trovato soltanto tipo due monete e una vite. Oh, c'è qualcos'altro? È il laccio della mia scarpa, complimenti a me. E sinceramente non vedo tracce di tesori messi da Gortix, il fan. Sento dei rami rompersi. Ho paura, anche perché fra poco è notte. Raga, non avete idea, fermi. Probabilmente ho trovato il tesoro. So che sono sempre qui perché continuo a fare
fare il giro di questa zona, perché tipo ti dice un cerchio di circa 5-10 metri Google Maps con le coordinate, forse anche più preciso, non lo so sinceramente, però mi diceva qui. Sono messo a cercare, ve l'ho detto, sarà un quarto d'ora che sto qua, e ho visto adesso, me ne sono accorto solo adesso, questo coso qua. Allora ho detto, vuoi vedere che è quello? Mi sono avvicinato ancora di più, regà, guardate dietro cosa c'è. C'è una scatola che ho pure paura a toccarla, non vorrei che magari è tutto una cosa esplode quando la tocco. Innanzitutto questo, che penso, cioè non so perché sta qua, però è stato questo a farmi avvicinare e poi a vedere la scatola. Forse l'ha messa apposta in modo che tipo io me ne accorgessi, anche perché la scatola è tipo marrone, quindi avrei potuto non vederla. E raga, ecco il tesoro. Non era nemmeno seppellito, quindi raga, questi rumori fanno una paura. Non serviva nemmeno il metal detector. Quindi raga, fra pochissimo è buio, perché come vedete la luminosità si abbassa sempre di più. Io voglio uscire da qui e lo carico nello zaino e andiamo a casa. Wow, questo vlog è assurdo. Ok raga, sto andando, ormai sono quasi alla fine del bosco, già vedo la strada. E la cosa più imbarazzante del mondo è che appena ho finito la clip di prima è passata... cioè, ho sentito un tuono. È passata una famiglia che passava di qua, non so perché. Mi sa che andava a funghi, perché si sono messi a parlare di funghi. E raga, mi hanno visto a me su mezzo al bosco con un metal detector e una telecamera in mano. Io ho cominciato a svagare, stavo lì col telefono, facevo finta di niente. Ma ammetto che mi sa che avranno pensato, ma questo mi sa che ha un po' di problemi. Ecco l'uscita, finalmente. E adesso ci vediamo direttamente a casa, se no magari vedete le clip e indovinate la strada di dove abitiamo. Eccomi a casa regà. Allora, sono stanchissimo, come vedete è notte, perché sono arrivato a casa con troppa fame, mi sono messo a cucinare. Questo regà è il tesoro, io ancora non so chi sia dentro, lo sentite? Cioè è una cosa stranissima. Facciamo così, visto che questo video sta durando tantissimo, lo apriamo nel video successivo. Quindi regà, fatemi sapere se volete il video in cui lo apro. Arriviamo a 20.000 like per quel video. Penso che lo registrerò fra poco, però non so, vediamo. Se arriviamo a 20.000 like ve lo pubblico, se no boh. Quindi ci vediamo domani con un prossimo vlog, perché regà, lo sapete, esce un vlog al giorno alle 14.30. Quindi hashtag crazy vlog regà. Io sono stanchissimo. Se siete arrivati fino a qui, hashtag fino alla fine nei commenti. Ci vediamo domani regà, goodbye and enjoy.